Infatti ad a voi la linea. Sono 115 le famiglie che hanno fatto richiesta di buoni spesa nel comune di Basigliano. E sul fronte mascherine il paese ne ha a disposizione 100.000 fra la dotazione della protezione civile e quelle acquistate dal comune. Facciamo il punto con il sindaco del Negro. Poche parole per dirvi cosa si sta facendo anche a Basigliano per cercare di far fronte a questa emergenza così, così pesante, così forte e tale da cambiare anche i rapporti tra le persone e anche il senso di comunità di paesi come i nostri che da sempre fanno della comunità un valore trainante, un valore fondamentale. E non poter stare assieme, e non potersi trovare, e non poter far vivere le associazioni come siamo abituati a vivere, ecco questo probabilmente è uno degli aspetti più negativi di questo periodo, unitamente al disagio che le tante attività commerciali, artigianali stanno vivendo. Allora cosa può fare un'amministrazione, cosa ha fatto un'amministrazione dal suo piccolo osservatorio? Innanzitutto si è attivata prontamente cercando di far nascere, far diffondere questo spirito di solidarietà volontaristica che è sempre, da sempre patrimonio del nostro territorio. La Protezione Civile, fiore all'occhiello, e tutta la regione che a Basigliano ha un gruppo di oltre 30 volontari che dall'inizio dell'emergenza ogni giorno si ritrovano nella propria sede per essere un supporto costante all'attività dell'amministrazione e della popolazione. Sono decine le chiamate che giungono al numero istituito, cui rispondono anche dei volontari di Protezione Civile per chiedere informazioni, chiarimenti sulle ordinanze promulgate, sui vari decreti, chiedere un aiuto, un supporto per la consegna di generi di prima necessità piuttosto che farmaci a domicilio. E sono state diverse le consegne fatte in queste settimane. O supporto ai soggetti più fragili, gli anziani ad esempio, che per qualsiasi ragione, o perché hanno figli lontani, o perché non possono muoversi in autonomia, non riescano a raggiungere luoghi di cura, non riescano a far fronte alle prime necessità. Ecco allora che il volontariato della Protezione Civile, così come il volontariato civico, si è messo a disposizione sin da subito, in prima persona. E assieme a loro anche l'amministrazione comunale ha trovato la capacità di reagire prontamente a queste richieste di aiuto. Richieste di aiuto che si sono tradotte anche nel progetto Buoni Spesa. Sì, nei primi giorni, da quando l'ordinanza della Protezione Civile è stata promulgata, il Comune si è attivato e con la pubblicazione del bando, con la diffusione casa per casa di questo bando, ha dato la possibilità ad oltre 115 famiglie di presentare una domanda. Di queste 115 domande, oltre 90 sono state accolte e di queste 90, 60 sono state consegnate, quindi i buoni sono stati consegnati e resi fruibili il sabato santo, quindi il giorno prima di Pasqua, anche come messaggio, come simbolo, come segnale di speranza. La Protezione Civile e altri volontari, tanti, si sono resi disponibili anche nella consegna delle mascherine. Nel comune di Basigliano sono state distribuite oltre, anzi quasi 10.000, andremo a sforare il numero delle 10.000 con le prossime dotazioni della regione. Di queste oltre 1.800 sono state acquistate direttamente dal comune per cercare di anticipare i tempi di consegna delle mascherine regionali e questo ci ha consentito, sì, nelle prime settimane di far avere ad ogni nucleo familiare almeno una mascherina, a cui sono seguite altre, sempre in tessuto, quelle lavabili, quelle che la Protezione Civile regionale ha messo a disposizione, per avere pian piano ad ogni nucleo familiare una propria dotazione di mascherine in proporzione con i componenti stessi del nucleo. A queste si sono aggiunte almeno 5.000 mascherine di tessuto in carta alimentare, monouso fondamentalmente, che è stato confezionato da diverse volontarie che si sono riunite in locali appositamente sanificati e con le debite distanze di sicurezza l'una dall'altra, hanno confezionato queste mascherine appunto con questa carta che ci è stata regalata da un'associazione di San Daniele. Queste mascherine sono state distribuite come messaggio, come simbolo dell'impegno di volontariato degli uni a servizio, a supporto di tutta la comunità. I negozi di abbigliamento e calzature per bambini sono gli unici del settore che hanno aperto. Siamo andati a vedere in un punto vendita di Pordenone come si sono organizzati.
Siamo da Fioretti, Mississippi, in corso Vittorio Emanuele a Pordenone. Con noi c'è la titolare Francesca Camilotte. Questo è uno dei pochi negozi, anzi gli unici negozi che sono aperti per quanto riguarda calzature e vestiti di abbigliamento e che riguardano naturalmente tutto l'occorrente per i bambini. Allora, voi come vi siete organizzati e come state procedendo e cosa avete visto? Insomma, la clientela come sta rispondendo? Allora, noi ci siamo premuniti di adottare tutte le norme di sicurezza che ci sono state richieste, quindi all'esterno del negozio c'è il sanificatore, ci sono i guanti per chi ne è sprovvisto, il liquido detergente, abbiamo provveduto a dividere il negozio in una zona di entrata e una zona di uscita, chiaramente essendo in due possiamo avere solamente due clienti per persona, chiaramente tra me e mia sorella. Abbiamo aperto, ormai questa è la terza settimana, abbiamo aperto 3 settimane fa e devo dire che all'inizio è stato un po' difficile perché chiaramente non si sapeva molto bene a cosa andavamo incontro. La gente è molto rispettosa, hanno aspettato e dopodiché la seconda settimana è stata molto più facile e quindi abbiamo visto che c'è interesse e c'è soprattutto voglia di ricominciare, voglia di ripartire. Altro tema dibattuto è quello della sanificazione di scarpe e abbigliamento. Dopo che i clienti hanno provato questi articoli, voi come vi comportate? Per quanto riguarda l'abbigliamento, noi abbiamo provveduto ad acquistare un ferro da stiro verticale, una stirella verticale, dove quando il cliente prova una maglietta, un pantalone, poi noi provvediamo immediatamente a sanificarlo col vapore, con la macchina che adesso vi faccio vedere, che è questa. Da qui esce praticamente il vapore, non rovina i capi e quindi è molto, il vapore 100%, è 100 gradi, scusatemi, e quindi questo sanifica, è sufficiente per dare una sicurezza anche per chi verrà dopo. Ecco, per quanto riguarda gli affari, la preoccupazione insomma del terreno perso in precedenza, come contate di recuperarlo? Adesso però peraltro c'è il cambio di stagione, quindi insomma si pensa innanzitutto ai bambini e quindi insomma siete riusciti a ripartire da quel punto di vista? Sì, siamo riusciti a ripartire, però non basta. Purtroppo abbiamo tanti impegni, tante scadenze, che però io credo che ormai la stagione sia ormai per noi in pericolo, nel senso che abbiamo tanta merce, i magazzini sono pieni, come non parlo solo per me ma parlo per tutti i miei colleghi che ci sono qui in centro a Pordenone, parlo anche per loro e purtroppo, ripeto, c'è bisogno di ripartire perché altrimenti i fornitori facciamo fatica a pagarli, gli affitti e tutto quello che purtroppo concerne non solo la vendita in per se stessa ma anche tutto quello che gli va, tutto quello che gli sta intorno. Ad Aiello del Friuli nessun caso positivo al Covid-19 nelle due case di riposo. Qui le misure di prevenzione sono scattate ben prima delle ordinanze, ce lo spiega il sindaco. E i nostri concittadini sono preoccupati per ciò che sta accadendo. Soffriamo insieme a coloro che sono colpiti dalla malattia, ai familiari di coloro che sono morti, troppi, in Lombardia, in Veneto, in Italia, in Europa, nel mondo. Tuttavia devo dire che nel nostro paese, ringraziando Dio e incrociando tutte le dita possibili, non abbiamo riscontrato fino a questo momento alcun caso di positività. Questo indubbiamente è da una parte un motivo di rallegramento, dall'altra anche un motivo di ringraziamento, perché i cittadini di Aiello e della sua frazione Ioannis si sono veramente distinti sia per ciò che riguarda l'osservanza delle prescrizioni derivanti dallo Stato e dalla Regione, sia per ciò che riguarda quelle piccole particolari attenzioni di ciascuno nei confronti del proprio vicino di casa, soprattutto nei casi di persone anziane, di persone sole, di persone che in qualche modo avevano bisogno di sostegno. Ringrazio anche tante persone che hanno lavorato in modo straordinario, medici, infermieri e OSS che sono
presenti insieme anche ad alcuni ricercatori scientifici proprio sul fronte della lotta contro il coronavirus e in particolare gli operatori delle nostre case di riposo. Aiello è un paese piccolo, 2200 abitanti, ma ci sono ben 170 persone presenti nelle due case di riposo, una comunale e una privata, e veramente grazie proprio soprattutto a questo impegno competente e intelligente degli operatori, fino a questo momento non abbiamo avuto alcun problema. Un particolare poi pensiero va ai volontari della Protezione Civile che si stanno prodigando in tutti i modi per rispondere a tutte le esigenze della popolazione, alle personale degli uffici del Comune che veramente stanno facendo gli straordinari per andare incontro un po' a tutte le esigenze che nascono quotidianamente. E vorrei concludere questo breve pensiero da una parte pensando a tanti cittadini, non solo di Aiello ma un po' di tutta Italia e ovunque, che stanno vivendo questo periodo certamente con sofferenza e con grandi sacrifici, ma anche con grande impegno per poter quanto prima uscire da questo incubo, da questa situazione. E l'ultimo pensiero io lo voglio rivolgere a coloro che in questo tempo sono soli, chi non ha casa, chi viene lasciato e abbandonato nel Mediterraneo, perché sembra quasi che ci siano degli esseri umani che hanno una certa parte dei diritti e altri esseri umani che invece non possono accedere agli stessi diritti. Ecco, l'augurio è che questa situazione difficile del coronavirus, che tutti ci accomuna in un momento di dolore, ci faccia sentire davvero molto di più tutti insieme, sorelle, fratelli, come si suol dire, parte di un'unica umanità, e che possiamo lavorare tutti insieme per combattere contro la povertà, la persecuzione e le malattie. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Tra poco. Bentornati a Da voi la linea. Don Daniele Caligaris, vicario foraneo del Friuli Collinari, non ci sta. A fronte del nuovo no del Premier Conte alle messe celebrate con il popolo, alza la voce e mette in risalto le contraddizioni delle decisioni del governo. Il parroco invita i credenti a visitare la propria chiesa parrocchiale per pregare e quanto possiamo dobbiamo fare in questo momento, dice, senza incorrere ad alcuna sanzione e per quanto ci riguarda al giudizio di Dio per omessa testimonianza di fede. Abbiamo assistito a cose mai accadute nella storia bimillenaria della Chiesa. È possibile che il virus, giunto dalla Cina, abbia portato con sé anche lo spirito anticristico e antichiesa di quel regime che costringe la vera Chiesa a una vita di catacomba? Se lo chiede Don Daniele Caligaris, parroco di Colloredo di Monte Albano, Treppo Grande e Vendoglio e vicario foraneo del Friuli Collinare. Dopo aver criticato recentemente la CEI per una posizione troppo remissiva nei confronti del governo, oggi appoggia l'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, andata allo scontro con l'esecutivo Conte per il proseguimento del lockdown per le celebrazioni religiose. Ancora un no secco alle messe con il popolo in Italia. Così recita l'articolo 1, paragrafo 1, lettera I, del decreto governativo. Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Finalmente la Conferenza Episcopale Italiana si è fatta sentire con una nota della quale riporto il passo conclusivo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato Tecnico Scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità, che è di dare indicazioni precise di carattere sanitario, e quella della Chiesa, chiamata ad organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia. I vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. Mi pare esaustiva, forte, questa presa di posizione della CEI,
alla quale aggiungo qualcosa che possa aiutarci a comprendere meglio la situazione. Il governo è a conoscenza che il rito delle esequie prevede la celebrazione della messa, che è la prima cosa da farsi in suffragio delle anime dei defunti? Se a questa celebrazione possono partecipare 15 persone, come mai non si possono celebrare le messe con questo numero limitato? Il governo è al corrente che la pietà per i defunti è solo uno degli aspetti della fede cristiana cattolica che poggia sulla celebrazione dei sette sacramenti? Come la mettiamo con la visita ai malati, agli anziani e il conferimento dell'unzione degli infermi? La Chiesa va bene solo quando è caritas, dimenticando le altre due strutture portanti che sono la celebrazione e la catechesi? Certo, abbiamo assistito a cose mai accadute nella storia bimillenaria della Chiesa. Mi chiedo, è possibile che il virus giunto dalla Cina abbia portato con sé anche lo spirito anticristico e antichiesa di quel regime dittatoriale che costringe la vera Chiesa a una vita di catacomba? Richiamo perciò di nuovo i credenti a dare una forte testimonianza, visitando la propria chiesa parrocchiale, per sostare in preghiera e adorazione davanti al Santissimo Sacramento. È quanto possiamo e dobbiamo fare in questo momento, senza incorrere ad alcuna sanzione e, per quanto ci riguarda come credenti, al giudizio di Dio per omessa testimonianza di fede. Centri aperti e assistenza a domicilio in sicurezza. Maico, nonostante l'emergenza Covid, continua a garantire il proprio servizio ai portatori di protesi acustiche. A loro disposizione c'è un team di audioprotesisti e tecnici. In questo periodo la Maico ha assicurato il suo servizio di assistenza ai portatori di protesi acustiche. Ma in che modo, dottor Leita? I nostri centri sono sempre aperti, noi continuiamo anche a fare un'assistenza a domicilio. Naturalmente una cosa importante è prendere un appuntamento per evitare di non fare assembramenti e quindi darci il tempo per gestire in sicurezza le varie situazioni. Noi abbiamo istituito un numero che l'abbiamo chiamato SOS Protesi Acustiche. A questo numero si può chiamare l'assistenza, è un team di audioprotesisti e tecnici, si può fare una telefonata normale, si può anche fare delle domande attraverso WhatsApp oppure fare delle videochiamate. Ma quanto è importante l'innovazione tecnologica anche nel vostro settore? Nelle protesi acustiche la tecnologia avanza e migliora sempre. In questo periodo ci sono due grandi cose che hanno portato una miglioria. Uno sono gli apparecchi con le pile ricaricabili, per cui non occorre andare più nei centri ad acquistare le pile perché le protesi sono ricaricabili, ma l'altra grossa tecnologia che ci ha aiutato in questo periodo è la regolazione a distanza degli apparecchi acustici. Ed ora andiamo a Porpeto, dove il sindaco Andrea Dri ha lanciato un messaggio di speranza per i bambini in questo inizio della fase 2. Nel contempo, il primo cittadino del paese ricorda i morti che nel momento più grave dell'emergenza non hanno potuto avere un funerale. Era il 19 marzo quando vi diedi la notizia del primo caso positivo al Covid-19 qui a Porpeto. Nei giorni e nelle settimane successive il numero è cresciuto proporzionalmente alla crescita del numero dei contagiati nella nostra regione. Abbiamo raggiunto nel nostro territorio il picco massimo di 7 persone positive al Covid-19. Tutte si sono trovate in buone condizioni, la prevalente parte di questi 7 contagiati è stata asintomatica. In un solo caso abbiamo avuto un ricovero ospedaliero per circa una settimana. Ma adesso tutti stanno bene, tutti sono usciti dall'emergenza e quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo e essere contenti di questo numero zero nella curva
colonna dei contagiati che caratterizza il nostro comune. Dovremo attendere ancora qualche settimana fino all'inizio di giugno per la riapertura anche dei pubblici esercizi, dei bar e dei ristoranti, che nei comuni piccoli come Porpeto sono dei centri di socializzazione fondamentali. Non sono solo dei luoghi dove si va a bere un caffè, ma sono dei luoghi anche nei quali si va a parlare con un amico, a scambiare qualche impressione, a leggere il giornale. Diventano dei punti di socializzazione, come dicevo prima, fondamentali. Quindi per noi è importante che quanto prima riaprano anche gli esercizi commerciali, bar e ristoranti, e a tutti i gestori del nostro territorio va da parte mia un pensiero di vicinanza e di affetto. Di queste settimane sicuramente il ricordo più spiacevole che io porto con me è quello delle persone che ci hanno lasciato, senza la possibilità di avere il tributo normale che si porta alle persone che ci lasciano. Molte persone, dicevo, ci hanno lasciato Altero, ci ha lasciato Maria, ci ha lasciato Antonietta, Elsa, Sergio, Wanda, Diodato, Michelina. Persone che non hanno potuto avere, come sempre in questi momenti, quel passaggio catartico che è rappresentato dalla cerimonia funebre in chiesa, dove la comunità porta il suo tributo alla persona che ci ha lasciato e dove i congiunti possano percepire sulla loro pelle l'affetto dei loro concittadini. Ecco, le tumulazioni sono diventate un momento fugace in cui poche persone sono presenti, che dura pochi istanti, e questo è forse l'aspetto più spiacevole di questa vicenda. L'altro ambito anagrafico ai quali rivolgo il mio pensiero è quello dei bambini, dei ragazzi, dei giovani. La chiusura delle scuole rappresenta un'interruzione importante nel percorso di formazione dei nostri giovani cittadini, non solo per la loro istruzione, ma anche per la loro educazione, per la loro socialità. E l'auspicio è che le scuole e tutte quelle che sono le offerte formative collaterali alla scuola possano quanto prima riprendere per poter restituire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ai nostri giovani quella proiezione sociale futura che è indispensabile per la loro formazione. Siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento in diretta su Telefriuli con la trasmissione Io Resto a Casa e Noi con Voi, condotto da Davide Vicedomini. Grazie per l'attenzione e buona giornata.